Un coro saluto a tutti voi, anche oggi siamo qui ad incontrarci per parlare dei problemi della nostra città, per fare in modo che il dialogo tra noi, tra i cittadini e il sindaco sia sempre costante e possa in qualche modo raggiungervi grazie all'utilizzo di questi nuovi mezzi, di questa nuova tecnologia, Facebook, Instagram, su tutte e due. Le piattaforme siamo per poterci incontrare per ricevere le vostre istanze, i vostri dubbi, le vostre perplessità. Cominciamo io credo subito a parlare degli argomenti importanti che la nostra città vive, credo sia il caso di cominciare a parlare proprio dei vaccini. Noi settimana scorsa, se vi ricordate vi accennai che si stava lavorando naturalmente per implementare sempre di più da parte dell'ASL. E da mettere a regime sempre di più il numero di vaccini possibili, in modo tale da portare la nostra città, nel più breve tempo possibile, compatibilmente con eh, le forniture che naturalmente vengono dei vaccini disponibili, la nostra città a essere più presto possibile eh, con un numero mh, importante di persone vaccinate. Certamente, eh, come abbiamo anche commentato, abbiamo cominciato con una piccola difficoltà, ora stiamo recuperando molto bene. Eh, ci lasciamo l'anno scorso, l'ultima settimana con qualche dubbio innanzitutto vi confermo la, 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 il proseguo dell'attività da parte del eh, distretto sanitario che sta curando eh, in effetti la distribuzione del vaccino per il personale scolastico utilizzando come sapete AstraZeneca che il vaccino diciamo, mh, destinato a questo tipo di servizio mentre eh, mh, il personale dell'ospedale invece sta lavorando oh, per la distribuzione del vaccino alle persone anziane, hanno oltre ottantenni, ultra settantenni ora, eh, con l'utilizzo del vaccino Pfizer. E la, ci lasciamo la scorsa settimana con qualche dubbio, che per rispetto in particolare alle persone che eh, mh, hanno difficoltà a muoversi da casa. Abbiamo parlato oggi con l'ASL eh, che ci ha rassicurato, in particolare il dottor Messi ci ha rassicurato che la settimana prossima con l'arrivo del vaccino moderna, che è più facile insomma, da poter trasportare, si comincerà a, a venire presso le vostre abitazioni per vaccinare le persone che hanno difficoltà di muoversi. Voi sapete che noi già collaboriamo con l'ASL per le persone che hanno necessità tramite... La richiesta all'ASA, la nostra Protezione Civile si impegna per favorire l'accompagnamento alla sede vaccinale, quindi già un servizio che stiamo facendo. Quindi ringraziamo i nostri volontari della Protezione Civile. Ma si, se si volesse implementare ancora di più il ragionamento, sappiate che la settimana prossima, con l'arrivo del vaccino moderno, le persone che hanno più difficoltà veramente a muoversi e neanche con il nostro aiuto potranno tranquillamente ricevere a casa eh, il vaccino per poter. Uh, eventualmente uh, avere quindi maggiore comodità e completare anche questo, uh, questo servizio. Stiamo andando uh, su circa 100 vaccini al giorno, la, uh, la vaccinazione presso il nostro ospedale proseguirà con, uh, senza soluzione di continuità, anche sabato, anche domenica, uh, giorno di Pasqua, insomma si continuerà in maniera uh, costante uh, proprio per raggiungere il prima possibile tutti gli obiettivi che ci siamo, che ci siamo posti. E, eh, scor lo scorso settimana avevo anche accennato, e così completiamo il ragionamento sui vaccini, sulla disponibilità che pure i medici di base avevano dato per dare il loro contributo alla campagna vaccinazione. L'ASL eh, sta mettendo a disposizione altre stanze proprio per consegnarle ai medici di base, per eh, rafforzare ancora di più. La questione della vaccinazione e questo ci fa, ci fa uh, piacere. In ogni caso, noi come amministrazione comunale ci eravamo comunque mosse, cioè nel, nella consapevolezza che se è necessario noi siamo pronti, quindi noi abbiamo già detto all'ASL che per il momento ha detto che non gli serve questo supporto, uh, perché c'è cioè, spazio nell'ospedale, quindi per ospitare anche le vaccinazioni da parte dei medici di base, ma uh, qualora fosse necessario, noi avevamo già fatto un progetto di. È messo a disposizione la palestra della Croce Rossa in via Lombardia, già eh, che potevamo attrezzare in poco tempo eh, per creare un altro centro vaccini. Quindi qualora ce ne sia la necessità, noi siamo pronti in pochissimo tempo, in 48 ore, a poterlo attrezzare, un nuovo centro di vaccinazione, qualora là se ne abbia necessità. Altrimenti se gli spazi sono, ehm, sono sufficienti nell'ospedale, certo l'ospedale è il luogo migliore, perché se qualcuno si dovesse dire male, è chiaro che la struttura ospedaliere garantisce naturalmente maggiore sicurezza al servizio stesso. Quindi eh, credo che sono stato di essere stato abbastanza esaustivo sulla questione vaccini vaccini. Se ci sono domande insomma, rispetto a questo argomento le leggeremo dico, da qui a poco. Volevo diciamo, raccontarvi anche altre notizie. Avete visto che eh, dopo un po' di tempo è eh, ricominciata la uh, l'asfalto come avevamo promesso delle strade principali il primo intervento è stato fatto in località malagenia via malagenia e poi abbiamo cominciato da, ehm, dalla località treno via salvad'acquisto ci siamo fermati purtroppo ricominciare un poco pasqua perché diciamo la, lo staff che aveva ehm, il capo staff della struttura che stava asfaltando purtroppo ha preso il covid quindi Dovuto sospendere per un attimo i lavori, ma dopo, dopo Pasqua ricominceranno. Però avete visto che la ditta è efficiente e viaggia in maniera determinata, quindi in poco tempo eh, riusciremo a recuperare questo grande gap che è quello dei problemi nelle strade comunali di Agropoli. Avevamo già previsto un intervento. Addirittura prima di Pasqua volevamo eh, completare non solo via Salvo d'acquisto, ma anche via Kennedy, via Piave, via San Felice. Insomma, via San Felice è una strada poi particolarmente piena insomma, di insidie e di buche e quindi l'intervento prima di Pasqua ci sarebbe fatto piacere, però purtroppo non è stato possibile. Dopo Pasqua ricominceremo in maniera rapida um, al, al lavoro sugli asfalti. Come dopo Pasqua anche ricominceranno i lavori della scuola mattina, avevo anche um, sulla risposta che, avevamo, che avevo già accennato settimana scorsa alla scorsa diretta. Sulla questione scuole a mattine, ecco, l'accordo con la ditta, come ho detto, ci sono stati dei problemi, è stato trovato. Subito dopo Pasqua eh, ricominceranno i lavori cercando di recuperare il terreno perduto di, queste, di questi mesi, eh, che io sono sicuro in parte verrà certamente recuperato. E insomma, mi auguro veramente per eh, entro la fine dell'anno di poter inaugurare la scuola a mattine. Perché lì abbiamo preso impegno anche tra l'altro di continuare l'attività, perché sapete che. C'è stata fatta richiesta, una volta che abbiamo trovato la, la, la location per le scuole primarie, eventualmente se riusciamo anche di eh, portare una, una sezione di scuola media, stesso Sammattine, per garantire la continuità di quei ragazzi che stanno lì senza farli spostare. Una cosa che dovremo vedere eh, le settimane prossime, è chiaro che al termine di lavoro della scuola certamente faremo anche questa valutazione. Eh, Abbiamo anche eh, discusso in settimana, è stato uno degli argomenti, come sapete, la settimana scorsa, del famoso tavolo tecnico. Eh, io eh, spiegai a suo tempo il senso del tavolo tecnico, qualcuno ci prese un po' in giro, quasi come a dire che perdevamo il nostro tempo sulla questione eh, tavolo tecnico rispetto a questa mh, mh, persona spiccioletto, sapete che eh, mh, ha dato dei problemi un po' eh, alla nostra comunità, Insomma, ho spiegato settimana scorsa eh, il fatto che la persona andava aiutata, che il tavolo tecnico avrebbe eh, credo, trovato una soluzione e la soluzione effettivamente è stata trovata e quindi da qui a poco eh, mh, troverete che non posso dare dei dettagli naturalmente per questioni di privacy, ma eh, lui comincerà una... Uh, un percorso terapeutico ci auguriamo di successo che ce lo riconsignerà mi auguro il più, nel più breve tempo possibile eh, un'altra volta eh, a persona tranquilla qual era insomma prima che questa esperienza negativa lo colpisse così tanto quindi mh, nei prossimi giorni credo subito dopo pasqua eh, questo percorso potrà cominciare, insomma noi eh, siamo ben felici che questa cosa eh, si porti a termine. E, mh, più o meno questi erano gli argomenti di cui volevo parlare, se ci sono già le prime domande vi ricordo oh, se è necessario insomma, che eh, la diretta del sindaco risponde eh, è non solo su Facebook ma anche su Instagram dove ci potete seguire per dubbi e perplessità richieste particolari. Allora cominciamo con vedere le prime domande. Tiziana Liberti dice domani ci sarà il mercatino alimentare. Noi abbiamo già uh, ripreso il mercato alimentare, quello diciamo, della frutta giornaliere che si, che si trova in qua della piazza, piazza sotto il comune. Eh, sapete che eh, con l'ordinanza il Presidente della Regione dei Luca aveva consentito. Riprendere almeno i mercatini alimentari dove ci fossero le condizioni di spazio per poter garantire il minimo delle misure Covid. Questo è possibile, è stato possibile sia per quel che riguarda il mercatino diciamo, settimanale della frutta sotto il comune perché lo spazio è molto ampio e la disposizione delle baracche era tale da poter garantire le distanze minime. Stesso ragionamento dicasi per eh, Piazza Mercato, una, per, una Piazza Mercato Attuale, quindi in via Santo sapete mh, è enorme lo spazio a disposizione insomma, delle eh, pancarelle della, 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 eh, alimentari che sono poche, sono meno di 10 su uno spazio cioè, per un centinaio, quindi è chiaro che c'è ampio spazio però di potersi distribuire senza creare nessun problema. E, e quindi il mercato alimentare si potrà fare. Carmela Ciongolo ci chiede la situazione delle scuole, quando la riapertura. Eh, la riapertura delle scuole, come sapete, eh, dipende dal colore della regione in cui ci troviamo, se non ci sono modifiche particolari dal nostro governatore, eh, qualora il colore della regione diventi arancione, l'apertura deve essere fino alla scuola media, gialla anche le scuole superiori in presenza al 50%. Eh, quindi dipenderà insomma da quando il colore della regione Campania tornerà. Ci cioè auguriamo presto il più presto possibile: tornare arancione o addirittura giallo. In quel caso, se il governatore non ha, eh, non ha indicazioni particolari diverse, saranno riaperte le scuole. Eh, voglio segnalare ancora una volta: noi ad Agropoli oggi abbiamo una situazione di 65. Positivi. Eh, io già vi dissi settimana scorsa che la proporzione e i, i calcoli che ci, portavano, che ci portavano a dire che intorno a 55 positivi eh, la condizione del nost nostro comune se paragonate i numeri eh, regionali eh, dovremmo essere diciamo così in zona gialla. Al momento siamo 64 quindi siamo poco superiori diciamo, alla, zona, a, alla zona gialla, quindi non, non abbiamo numeri ad agropoli da zona rossa. Ciò cioè, nonostante ci eh, approcciamo a, al periodo di Pasqua. Eh, dovendo fare il nostro dovere, quindi eh, controllando con attenzione tutti i luoghi d'incontro, eh, in modo tale da fare in modo che le, tutte le, le, le regole eh, Covid in questo momento che riguardano la zona rossa vengano assolutamente rispettate. E questo diciamo, Se questo periodo passerà, come mi auguro, veramente in, in scioltezza, eh, i numeri già bassi nostri ci considerano ben presto di tornare a essere Covid-free. Laura Lea ci chiede, Sindaco, Via Diaz ormai è imbrattata di spazzatura addirittura e con l'illuminazione da tre anni fatiscente. Facciamo qualcosa. Allora, io sono stato in Via Diaz settimana scorsa per eh, discutere la questione, che abbiamo accennato anche nella scorsa diretta sulla questione ehm, senso unico, senso alternato. Non so se vi ricordate, ne abbiamo parlato settimana scorsa. Questo fatto della mi porterò domani, eh, se non oggi pomeriggio, a controllare la questione della, 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 della spazzatura, ecco, mh, a me non risulta nessun tipo di segnalazione di questo tipo, eppure abbiamo un uh, diciamo, report praticamente giornaliero dell'attività di raccolta dei rifiuti, quindi mi sembra strano uh, perché il termine che le utilizza è ormai imbrattato, come se fosse una cosa... Uh, di tutti i giorni, che veramente a me non risulta, però andrò naturalmente a controllare e verificherò se è questo è vero. Mediamente conoscete il lavoro che sta svolgendo la Sarmi nella nostra città, avete potuto certamente constatare che il, eh, il lavoro che svolgono i membri della Sarmi è efficiente, non abbiamo avuto mai più criticità eh, di nessun tipo, eh, a parte qualche mh, caso particolare. Ora non so se. Mh, questo suo riferimento oh, va a, a, diciamo così, a, a, a riferirsi a un momento particolare di queste sett settimane scorse dove abbiamo avuto un uh, problema con la carta. Uh, carte, mascherine hanno determinato una serie di situazioni di difficoltà con delle multe che il nostro uh, um, diciamo, gestore ha avuto. Quindi mh, ha avuto, hanno avuto indicazione di fare un maggiore controllo della carta stessa e quindi qualche volta è capitato che se la, la carta non fosse stata di qualità l'avevano rimasta a terra. Forse se fa riferimento a questo eh, può essere. Mh, per il resto mi sembra strano ma vi garantisco che andrò a controllare io personalmente. Eh, mh, poi lei dice con l'invenzione da tre anni fatiscente ma eh, come sa è in corso una ristrutturazione complessiva con, grazie all'efficientamento energetico di tutta eh, la pubblica illuminazione che noi abbiamo in città eh, e quindi in questo momento, se non so se avete notato ma gli interventi si trovano eh, nella parte via Pio Decimo via Madrile de Serrao abbiamo fatto serie di interventi di riorganizzazione e ristrutturazione di quell'area eh, e, e questo naturalmente, intervento sarà passato anche eh, Nell'area via Piave, quindi via Diaz, eccetera, eccetera, con eh, un aggiornamento della eh, struttura della pubblica illuminazione con l'utilizzo di lampe a risparmio energetico. Un progetto in corso che mh, eh, mh, eh, cammina tutto l'anno e che piano piano raggiungerà ogni angolo della nostra città. Quindi, su questo, cara Laura, puoi stare tranquilla. Eh, Giussi Voria poi dice, per quanto riguarda noi giovani, faremo i vaccini Johnson Johnson? Beh, sono domande che fatte a me lasciano un po' il tempo che il trovo, nel senso che credo che non credo, io onestamente, che neanche in questo momento il Ministro della Salute sa eh, come si organizzerà eh, per eh, l'arrivo degli altri vaccini. Certamente è probabile che... Mh, vaccini quali eh, Moderna, quali Johnson Johnson, che hanno una, se non sbaglio, una sola... no, no, Johnson Johnson ha una sola... Um, è un solo intervento, quindi che si fanno senza la, la ripresa del vaccino stesso, quindi, e ha una capacità di conservazione molto più semplice rispetto agli altri vaccini, probabilmente potrà essere destinato ecco, a una distribuzione maggiore e magari sarà consigliato anche alle mani di personale. È meno organizzato, quindi probabilmente questo vaccino potrà andare nelle farmacie, potrà andare in altri luoghi o addirittura in distribuzione più capillare perché è più facile da gestire. Quindi è probabile che eh, proprio per questo motivo Johnson giorno, giorno potrebbe essere un, un vaccino destinato a queste altre categorie. Poi Angela Antonio Crisci dice: Complimenti, ho riscontrato efficienza nel servizio comunale per manutenzione. Via Portogallo, Polizia di Erbacce e Rifiuti, ricorda, eh, la, mh, quindi, e credo questo qua sia una, un complemento più che a me, credo alla pagina, uh, io segnalo, che sapete, è una pagina che la, la nostra società di servizi ha attivato eh, da un po' di tempo, dove è possibile eh, con una fotografia, con una segnalazione, con un'indicazione, scrivere direttamente alla società che eh, con report continui. Vi darà notizia uh, delle segnalazioni a che punto verranno, insomma, uh, verranno destinate e, e, e i tempi di soluzione dello stesso. Abbiamo fatto anche un report settimanale rispetto a queste indicazioni e c'è stato, credo, una, un ottimo successo. Per questo immagini come siano riferito a quello, perché effettivamente uh, in pochi giorni due, barra tre giorni la società riesce a intervenire. Uh, sulle richieste che i cittadini ci stanno facendo, quindi questo ci fa ben, ci fa ben sperare per il futuro e siamo contenti insomma, di poterlo di ricevere qualche volta, qualche complimento, questo naturalmente ci fa piacere. Poi Franca Esposito dice, buon pomeriggio, per i settentrionali bisogna prenotarsi per le vaccinazioni. Certo, abbiamo anche segnalato sulla pagina istituzionale, sulla mia pagina e abbiamo messo in sezione anche il famoso numero... Uh, utile del comune per uh, la questione delle, vaccina delle vaccinazioni, c'è un uh, iter abbastanza semplice per potersi prenotare bene farlo, perché la prenotazione serve per poter essere poi chiamati in ospedale per svolgere il vaccino. Quindi è importante questo avvengo anche rapidamente. Ariana Grazioso dice per quanto riguarda il secco residuale, oltre il mercoledì. È possibile avere un altro giorno, riguarda le pile dove sono dislocati i contenitori. Per quel che riguarda le pile bisogna andare dei tabacchini. Invece, per quel che riguarda mh, il secco indifferenziato, no, assolutamente no. Mh, il fatto di avere un secondo giorno settimanale dove poter mettere il residuale spinge il cittadino potenzialmente a fare meno bene la differenziata. cioè se io so che ogni tre giorni ho la possibilità di buttare tutto. Eh, come approccio io sono meno portato a essere attento nella divisione delle cose. Quindi è un errore assolutamente no da non fare, mettere eh, un secondo giorno alla settimanale il secco indifferenziato, così le persone sarebbero spinte a non fare bene la raccolta. Perché poi arriva il giorno del, eh, in breve tempo arriva il giorno del secco. Quindi a quel punto invece, se bisogna aspettare una settimana c'è anche una spinta psicologica a uh, per potersi liberare del rifiuto a fare meglio la divisione dello stesso, quindi ehm, è proprio una strategia dell'azienda, io penso anche un fatto corretto, perché in teoria il secco residuale se la raccolta differenziata è fatta bene, è praticamente non dovrebbe esserci il secco residuale, sarebbe veramente una, una, una minima quantità, quindi se c'è una grande quantità di secco residuale Vuol dire che la, la differenziata non è, non è stata fatta nella maniera migliore, bisogna impegnarsi un po' di più rispetto a questo e quindi a chi mi ha fatto la domanda, ad Arianna cerca di impegnarti un po' di più nella, nella divisione dello stesso, basta poca attenzione in più vedrai che la quantità del rifiuto diminuirà in maniera imponente. Enrica Cavardo dice una volta effettuata la prenotazione dopo quanto tempo i soggetti fragili Vengono contattati per i vaccini e qual è la modalità di ricevere la conferma? La modalità è sempre online eh, o tramite messaggio, quindi in tutti e due i modi troverete ma, la, vostra, la, la conferma della vostra prenotazione, ma certamente sulla mail arriverà. E, e, e i tempi beh, i tempi non sono sempre gli stessi eh, dipende molto anche dalla tipologia di servizio che viene richiesto dal tipo di vaccino in quel momento non c'è una costanza quello che abbiamo chiesto però noi ai nostri referenti dell'AS di fare quanto più presto possibile Marco Palimento chiede è previsto un marciapiede dalla chiesa Sacro Cuore a via, via Zappa sì, mh, mh, non so se ricordi Marco che ne abbiamo parlato, non in questa diretta ma in quella ancora precedente, qui discutemmo di alcuni lavori pubblici, mh, mi colgo l'occasione per ricordarlo, noi facendo, abbiamo finanziato con i soldi della Cassa dei Depositi e Prestiti, finanziamento direttamente con le casse comunali di un parcheggio in, prossimi, in prossimità della chiesa di Padre Giacomo, Uh, quindi, eh, mh, proprio diciamo nell'area della chiesa del Sacro Cuore. Dalla chiesa di Padre Giacomo uh, ci sarà un tratto di parcheggio nell'area praticamente eh, mh, di fianco alla ferrovia, anzi, quella è la proprio della ferrovia che noi abbiamo acquistato con esproprio. E poi di là, eh, passando per via Franco Zappa, fino alla stazione, un unico marciapiede di collegamento. Quindi, che metterà in collegamento la stazione ferroviaria. Con la chiesa di Padre Giacomo in modo tale da uh, mettere in sicurezza anche quella strada che per i pedoni è abbastanza pericolosa. Quindi, una cosa che faremo nelle prossime, um, nei prossimi mesi. Anna Paesano dice: È possibile installare Dossi in via Montessori? Eh, questo è un altro problema, il mio contessore da quando è stata asfaltata ho ricevuto qualche segnalazione, quindi poi il problema è sempre lo stesso, talvolta come vedete le buche non hanno proprio un effetto negativo, almeno per quel che riguarda la velocità delle automobili le buche rallentano le stesse. Eh, Agropoli non ha la politica dei dossi, eh, i dossi hanno, sono anche vietati in alcune strade, eh, sapete le strade che sono in particolare che sono percorse dal potenzialmente per cose delle ambulanze e non hanno sta, state alternative i dossi sono vietati immaginate un'ambulanza che corre a massima velocità che incontra il dossi insomma, un, questo certamente è un problema e, mh, però ora che mi hai segnalato questa uh, velocità eccessiva in via Montessori, provvederò con una presenza dei vigili urbani eh, per cercare di far capire che è un'area sostanzialmente dove non si dovrebbe correre Roberto Lupi invece dice Migliorare la segnaletica presso l'ospedale, precisamente in fase di ingresso, per chi viene da sud, visto che si sono verificati dei tamboramenti, migliorare la segnaletica presso l'ospedale. Ma noi, come sai, caro Roberto, stiamo facendo davanti proprio all'ingresso dell'ospedale una rotonda, stiamo realizzando una rotonda proprio per garantire una maggiore sicurezza. Ora eh, e credo quindi che questa rotonda certamente aiuterà anche nella gestione del non essendoci più proprio uno stop che, eh, ma la rotonda che facilita l'ingresso nella stessa, quindi favorendo uno sviluppo maggiore del traffico, credo che di fatto ci sarà eh, meno problema, però è chiaro che noi stiamo facendo i lavori là della rotonda, è chiaro che la segnaletica è rifatta tutta quanta nuova e quindi questo problema non ci sarà. E Vito De Cicco dice "Sindaco, per favore Interventi su Collina San Marco e in una situazione indecente per mando stradale erbacce e segnaletica. Allora, Collina San Marco ogni anno sapete, è nostra cura insomma, tagliare l'erba, intervenire per quel che riguarda le strade. È chiaro che eh, se lei diciamo, facesse delle segnalazioni più precise in eh, riferimento a qualche strada in particolare, noi saremo mh, puntuali nell'intervento. Quindi vi chiedo insomma, di segnare in particolare la strada che è interessata ad eventuali problemi. Lorella Baglivi, eh, linea metano, il Carmine dopo la Chiesa verrà fatta, uh, sì, eh, ci saranno altri tratti di metano che verranno fatti, qui abbiamo un problema perché la ditta aveva immaginato di cominciare a stellare quanto più condatori possibili per fare quanto più allacci possibile, quindi implementare anche delle risorse finanziarie per poter alimentare il proseguo e il completamento della rete del metano stesso, quindi mano a mano che affluiranno i contratti purtroppo con la zona rossa si è fermata l'attività di raccolta dei contratti stesso che andavamo a ritmi molto elevati, eh, quindi si è rallentato un po' tutto, uh, mi auguro che dopo Pasqua se torniamo in zona gialla, anche questo servizio potrà essere svolto, quindi la raccolta delle richieste di utenze nuove per il gas e a quel punto con tanti contratti nuovi che si vanno a stimolare, l'azienda sarà anche stimolata a completare la rete dove ancora questa non è completata, ma certamente l'obiettivo della stessa rete è riuscire ad ottenere eh, quanti più contratti possibili per poter vendere più gas possibile, quindi hanno l'interesse come dire, a continuare a stessi la rete, a meno che non si tratta di un'area particolarmente isolata, dove magari c'è una sola abitazione e per poter raggiungere c'è un chilometro di rete da fare. Ecco. In quel caso potrebbe essere scoraggiata la ditta, ma ove eh, nelle aree con colori e carmi altamente popolose è certo che le, le, le reti verranno completate. Mario Padovano dice, via Fonti mh, si corre troppo, possibile installare dissuasori, eh, via Food, sicuramente questo è un problema non da oggi, purtroppo che è una strada, eh, diciamo, ora che interveremo anche per l'asfalto, certamente ci dobbiamo porre il problema, perché voi sapete, via Fondi è tra gli asfalti, eh, tra la strada asfaltata metterà a posto nelle prossime settimane. E certamente c'è una velocità, una strada totalmente dritta, ma stiamo studiando dei provvedimenti per poter evitare che eh, ci sia un'eccessiva ehm, velocità delle automobili. Ancora Irene Cinelli dice ci saranno oh, aiuti economici, il famoso bonus spesa. Allora, per quel che riguarda il bonus spesa, cara Irene, la questione è semplice, noi non possiamo come comune di Acopoli da soli finanziare un intervento di quel tipo, stiamo parlando di un intervento che ha una eh, pesatura economica superiore ai 150.000 euro per poter garantire il bonus a tutte le famiglie che questo viene in difficoltà, specialmente quelle in difficoltà a causa del Covid. Quindi, se dovesse arrivare un contributo anche dello Stato, allora mettendo insieme le risorse noi siamo in grado di farlo. Altrimenti diventa complicato per noi eh, un intervento così oneroso, così costoso. E certo che se non faremo un intervento eh, così importante come il bono spesa, certamente altre tipologie di supporto verranno messe in campo. Quindi, potrai tranquillamente recarti o telefonare all'ufficio delle politiche sociali di Agropoli, dove troverai le diverse tipologie di sostegno che noi diamo normalmente ai cittadini Carmela Capaldo, all'altezza della piazzetta Carmine Coppola quando sarà possibile allargare la carreggiata in modo specifico nella curva a gomito che porta alla suddetta piazza allora lì c'è un problema non da oggi insomma un problema di carreggiata io credo che eh, migliorando anche l'asfalto e magari questo intervento potrà anche migliorare diciamo, l'accesso nella curva. Ecco, una, oggi immaginare un allargamento di carreggiata di un metro, di due metri, insomma, diventa abbastanza complicato, dico la verità, eh, però eh, dico a Carmela insomma, che eh, ci faremo un, un giro, un se sì, io passo spesso di là, però mi voglio fermare proprio a guardare con più attenzione eh, l'accesso nella strada, ragionando su, ipotesi, su qualche ipotesi di intervento più importante. Francesco Enrico mi dice quando verrà ripristinata Via Fondi. Francesco, eh, sai che eh, ne abbiamo parlato. La settimana prossima eh, è Pasqua, quindi diciamo, e vi ho detto che l'attività si è fermata a causa proprio del fatto che nella ditta una persona aveva preso il Covid. Ma gli asfalti di Via Fondi erano previsti solo dopo Pasqua. Insomma, noi cercheremo insomma, di riuscire ad asfaltare almeno per il primo maggio, perché il primo maggio, sapete. È la festa di San Giuseppe a Fondi, non so se la festeggeremo o no quest'anno, però almeno eh, riuscire ad arrivare con gli asfalti nuovi sarebbe una, un regalo insomma, per la contrada. Quindi mi vorrei cercare di farlo. Giulio Russo mi dice: Via Giambattista Vico, Luci, mando stradale e pulizia. Previsti interventi? Sì, eh, sono previsti interventi, e, mh, quella è un'area eh, anche lì eh, dove c'erano sicuramente interventi per quel che riguarda. Eh, la pubblica illuminazione come ho spiegato prima c'è un progetto in città di ristrutturazione completa della stessa pubblica illuminazione con eh, montaggio di lampade a risparmio energetico e questo diciamo, considera quindi anche un'organizzazione della struttura stessa e invece eh, per quel che riguarda invece la pulizia del quando si parla di pulizia penso si tratti di pulizia dell'erba. e quindi questo manderò a fare un sopralluogo presto per il confronto al quale eh, per quel che riguarda il rimando stradale, anche questa è una strada in cui è stato previsto, sono stati previsti degli interventi, quindi però non so dirvi oggi via Vico del nostro cronogramma a che punto sta, non è proprio nell'immediatezza, se l'avrei via, l'avrei già, già ma appena arriverà il momento lo pubbliciteremo anche per tempo. E il Vita di Cicco poi ci dice: chiedeva, allora si specifica di intervenire su via di Curtis dall'inizio fino a al condominio delle terrazze che cioè la frana che non permette la viabilità, la viabilità tra... ho capito quindi via De Curtis qual è sì, è una stata di collegamento con mm. è una strada molto lunga per la verità eh? quindi eh, io credo che un intervento completo di asfalto non sarà possibile farlo ma quello che faremo insomma, sarà una verifica degli asfalti, dei tratti più eh, danneggiati, rovinati e questo certamente lo faremo nei prossimi giorni quindi ho visto insomma, che le domande sono molte e insomma, sto cercando di rispondere un po' a tutte eh, eh, per darvi soddisfazione. Chiaro che il nostro tempo è quasi terminato, sapete che eh, la diretta dura un tre d'ora circa, poco di tre quarti d'ora, quindi siamo a pochissimi minuti insomma, dalla fine. Mm, voglio però avere il tempo di rispondere a un'ulteriore domanda. Nicola Turri. Ci saranno ordinanze particolari per Pasquetta? Ma Nicola, io come sai, come dicevo prima, insomma, eh, certe scelte con le ordinanze si fanno eh, cercando di comprendere qual è il momento particolare che la comunità sta vivendo. Nel nostro caso è già da qualche settimana, ma io direi che a parte quel momento particolare, non abbiamo mai avuto anzi particolare sul numero dei, dei positivi. Perché se il numero dei positivi fosse più elevato probabilmente sarebbe anche necessario prendere dei provvedimenti importanti. Nel nostro caso invece noi siamo, come dire, in una condizione di punizione più grave rispetto alla nostra condizione perché io vi ho fatto un esempio prima di carattere numerico che, diciamo, a 55 positivi Agropoli sarebbe, diciamo, non in zona rossa, in teoria. Noi questo abbiamo 64 positivi, quindi siamo vicino al numero di 55 e quindi noi non meriteremmo la zona rossa anche oggi, cioè oggi Agropoli non meriterebbe la zona rossa che è un provvedimento eh, in questo momento regionale e che sarà la regione di Pasqua nazionale però noi per i nostri numeri non saremmo da zona rossa quindi per quale motivo dovrei io eh, eventualmente aggravare le restrizioni che già ci sono in zona rossa Insomma, quindi credo che non sarebbe ragionevole eh, una cosa del genere sapete che sono una persona Uh, equilibrata e ragionevole. Uh, Un'ultima domanda in estremis e quindi per quel che riguarda la tua domanda, ci saranno ordinanze particolari? Pascoli, al momento, no. A meno che in questi giorni dovesse esserci un'imbennata, ma non ce ne sarebbe motivo un'imbennata in particolare sui numeri dei positivi. Ma non è il caso. Al momento, quindi credo che non ce ne sia proprio uh, necessità. L'ultima ancora uh, in estremis intelligenti Pauca a quando la pulizia delle spiagge del lungomare, ma premesso che eh, se eh, ti sei affacciato insomma, sulla spiaggia non c'è stato mai un momento di mh, particolare dramma, nel senso che a parte dei momenti post mareggiata l'area del lungomare è stata abbastanza, trattata abbastanza bene, è chiaro che noi per Pasqua eh, vogliamo eh, comunque in ogni caso dare una pulizia complessiva per consentire... Eh, a chi, eh, perché non si può andare a passeggiare, quindi stiamo parlando di una cosa che non si può fare, né possiamo andarci a fare passeggiata sulla spiaggia, né possiamo andarci a fare una passeggiata noi, perché sapete nella zona rossa eh, certe aree sono interdette, quindi diciamo che lo facciamo per abitudine, perché deve essere così, perché deve essere che a Pasqua la spiaggia deve essere perfettamente eh, agibile, qualora ci fossero le condizioni, non, non, non purtroppo noi quest'anno. Nelle condizioni di poter andarci a passeggiare. Lo facciamo perché è giusto che si faccia, lo facciamo perché i contratti che abbiamo la società che abbiamo interloquito impongono la pulizia delle spiagge nel periodo di Pasqua purtroppo non ce le potremo godere perché la condizione attuale non ci consente di andare a passeggiare eh, sul, sulla spiaggia del lungomare. Detto questo: insomma eh, colgo l'occasione oggi è mercoledì, noi generalmente ci vediamo ogni mercoledì. Eh, colgo l'occasione di eh, farvi più, mh, più eh, affettuosi, auguri di buona Pasqua, di buona Pasquetta. Noi ci riaggiorniamo poi mercoledì prossimo, insomma, dopo questi, qualche giorno di riposo eh, dovuto alla Pasqua. vi auguro insomma, di, pas di, pas di passare una Pasqua tranquilla. Non potrei, eh, non potrei augurarvi altro, perché Pasqua con con le Feste non sarà possibile farne quindi ma almeno la tranquillità, insomma, quella sì, quella la possiamo, la possiamo, ehm, ce la possiamo augurare, quindi io lo faccio veramente con grande piacere, io auguro veramente una Pasqua tranquilla, eh, sperando, insomma, diciamo, sia l'ultimo periodo di festa che ci costringerà a stare in casa. Abbiamo tutti voglia di uscire, abbiamo tutti voglia di riapproparci delle nostre vite, abbiamo tutti voglia di eh, tornare al passato, insomma, veramente eh, mi manca, io credo, manca un po' a tutti insomma un brindisi con gli amici piuttosto che una cena eh, diciamo, numerosa piuttosto che una serata eh, dove poter cantare una canzone con gli amici insomma queste cose veramente ci mancano tanto perché per noi che amiamo il vivere in comunità eh, insomma è una mancanza grande e importante Quindi veramente mi auguro e vi auguro insomma, che ben presto questo ci sarà consigliato nuovamente e per intanto vi lascio gli auguri di eh, eh, buona Pasqua e Buona Pasquetta e poi voglio dire scrivetemi e seguiteci con le nostre dirette sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram. Grazie e un caro saluto a tutti voi.